Giovanni Verga è unanimemente considerato dalla critica il più grande narratore italiano dell'Ottocento, subito dopo chiaramente Alessandro Manzoni, autore col quale lo stesso Verga finì in qualche modo per dialogare da un punto di vista letterario, culturale, artistico, ma anche rivaleggiare. Vedremo magari più avanti in che senso. Comunque Verga nasce nel 1840 a Catania. Lui è figlio di una agiata famiglia originaria di un grosso borgo agricolo di vicini e margini della piana di Catania. Come tutta, diciamo così, la buona gioventù dell'epoca, nasce intriso di ideali risorgimentali, esaltato come tutti appunto i suoi contemporanei giovani siciliani dall'avventura garibaldina, presa appunto dal fuoco del Risorgimento, un qualcosa che appunto l'accompagnò nel suo periodo giovanile, ma che poi, come molti altri giovani intellettuali, non solo dell'epoca, abbandonò anche perché deluso da quello che poi effettivamente accadde, quello che va sotto il nome di delusione post-risorgimentale, sentimento largamente diffuso tra gli intellettuali di origine meridionale dell'epoca, che coinvolse anche altro famoso scrittore, Luigi Pirandello, che fece appunto una parabola assai simile. Comunque, ecco, Verga, fin da subito mostra un interesse verso la scrittura, verso la letteratura. I suoi primissimi romanzi sono anzi ispirati appunto a questo ideale risorgimentale. Ma è chiaro che se voleva scrivere doveva entrare in contatto con una società più viva, più moderna, cambiamento, nuova appunto Italia Unita, quindi Verga, come altri giovani intellettuali dell'epoca, si dirige verso le grandi città del nord, dove vi erano molte più possibilità da questo punto di vista, sia perché si entrava in contatto con una società più attiva, più viva, sia italiana che anche europea, visto che si era in diretto contatto con Parigi e non solo, ma anche poi con una società in sviluppo, per cui anche occasioni editoriali, editori veri e propri, come i famosi editori Treves di Milano, certamente non mancavano. Verga però rimase sempre molto legato alla sua terra e continuamente ritornò per poi stabilirsi definitivamente nell'ultima parte della sua vita. È chiaro che questa vita a nord, prima a Firenze e poi a Milano, gli dà opportunità prima assolutamente impensabile, proprio a Firenze, dove comincia a scrivere i suoi primi romanzi, romanzi che molte volte vengono definiti non semplicemente giovanili, ma mondani, entravano appunto in quello che era anche la moda dell'epoca di gusto tardo romantico, con sentimenti forti, amori, ambienti di un certo livello dove si muovevano giovani ai tanti, ballerine, artisti appunto inseriti in quel bel mondo della nuova Italia che si stava appunto evolvendo, e questa elite amava vivere, prendeva mode, viveva in questo mondo fortunato, fatto però di sentimenti forti che in effetti Verga in qualche modo condivideva anche come uomo, come persona reale, che poi andava a raccontare in queste sfaccettature, appunto, ripetiamo ancora una volta, di moda, dove venivano forzati appunto questi sentimenti forti. I suoi primi romanzi hanno anche un discreto successo. Quello più famoso poi alla fine fu Storia di una capinera, in realtà di una monacazione forzata, ma poi ecco Storia di grandi amori, Eros, Eva, Tigre reale. Già dai titoli si capisce bene quelli che sono i personaggi, insomma, che si muovevano. Amori, in fin dei conti, impossibili. Qui molte volte i protagonisti erano anche dei personaggi che in qualche modo avevano qualcosa dello stesso scrittore, dello stesso Verga, artisti che volevano entrare in un mondo che in fin dei conti non era neanche il loro, che in qualche modo alla fine li respingeva, da cui poi si allontanavano. Questo poi emergerà anche da alcune di queste vicende.
ripercorrendo un po' la stessa parabola dell'autore, che quindi si allontanerà sempre più anche non soltanto da questo modo di scrivere, ma che non riuscirà mai proprio a integrarsi pienamente con questo mondo attivo del nord borghese, diverso da quello che era un mondo ancora rurale, agricolo, legato appunto a tradizioni secolari, quello della sua Sicilia, che poi tenderà sempre più a raccontare nelle vicende successive, in quelli che poi saranno i suoi veri e propri capolavori veristi. Stavamo appunto dicendo di quelle che sono le sue opere. Prima comincia appunto con questi romanzi mondani alla moda, ma poi li abbandonerà sull'influsso anche di chi? Di un altro personaggio, di lui un pochettino più esperto, ma anche lui un siciliano trapiantato al nord, che incontra a Firenze, ma poi soprattutto a Milano. E Milano, la città dove lui vivrà per molto tempo e dove troverà anche l'occasione di scrivere i suoi capolavori, quello che adesso andremo anche a denunciare. È chiaro che per scrivere questo, attraverso l'amicizia appunto di Capuana, Verga deve non soltanto entrare a contatto con una società diversa come quella del nord, ma anche con una cultura, con una letteratura diversa, che non arriva tanto da Milano, ma arriva da Nord Europa, arriva da Parigi, dove arrivano, ecco, gli influssi della nuova letteratura realista, più specificamente naturalista. È il naturalismo francese, quello di Zola, quello di Maupassant, quello del Circolo di Medan, che arriva poi, ecco, anche a Milano, e tramite Capuana poi avrà una fortissima influenza su Verga, che in qualche modo sia per l'influsso di queste conoscenze, di questa letteratura, che però in qualche modo corrisponde ad un qualcosa che l'autore aveva già dentro di sé. L'esigenza di realismo e l'insoddisfazione rispetto a quello che era non soltanto la letteratura, ma anche la società, che lui chiamerà di banche e di imprese industriali, che trovava appunto in questa attiva Milano, che però risultava sempre estranea, come abbiamo già detto, in fin dei conti, allo scrittore. Ecco che allora quindi il mondo che lui andrà a descrivere sarà appunto, ecco, quel mondo che lui descriverà prima di tutto in un bozzetto siciliano che prende il nome di Nedda, una povera raccoglitrice di olive siciliana, non più quel mondo quindi patinato, appunto, fatto di attrici, cavalieri, teatri, mondanità che descriveva e che un po' continuerà anche a descrivere proprio anche per esigenze editoriali anche in seguito, un mondo più aspro, più duro, più vero, in qualche modo più suo, come era definito dall'autore, un mondo povero, semplice, che lui comincia a descrivere con una vicinanza certamente diversa, accostandosi, una sensibilità, con un cuore diverso. Ecco, lui proprio lo diceva, l'arte in qualche modo si avvicina, ha il coraggio, il cuore di dire quello che le persone in qualche modo non vorrebbero neanche sentirsi dire, perché dà loro un po' fastidio. Ecco, Nedda, questo bozzetto siciliano, l'opera, il racconto che in qualche modo introduce la seconda fase, quella più nota, quella propriamente verista, quella che ha reso in qualche modo Verga celebre, l'autore, appunto, il secondo grande romanziere italiano dell'Ottocento. Romanzi veristi che però all'inizio non ebbero assolutamente un grande successo. Il pubblico chiedeva altro, si aspettava altro, non voleva sentire quelle storie un po' tristi, un po' cupe, di povera gente, apparentemente scritte anche male, come diremo tra poco, e così via. Quindi ecco, Verga fece fatica in qualche modo a imporsi con questa nuova letteratura che però sentiva sua. Nedda, bozzetto siciliano, non proprio però un romanzo, un'opera più esattamente verista, perché non si tratta, il verismo non è soltanto, così come il naturalismo, un contenuto diverso, un ambiente sociale diverso. In questo caso la storia di povera gente, non più operai francesi, ma in qualche modo contadini siciliani. Certo, ma anche un modo di scrivere e anche un modo di raccontare. Senza questo non può esserci realmente, realmente verismo, come diremo subito dopo. Quindi quali sono poi i romanzi, le opere del
verismo verghiano? Beh, fondamentalmente si vanno a raccogliere due raccolte di novelle, Vita dei Campi, che viene per la prima volta edita nel 1880, seguita poi, a 3 anni di distanza, nell'83, da una seconda raccolta di novelle, Novelle rusticane. Queste due raccolte di novelle già contengono quello che è il nucleo appunto del verismo verghiano, ma adesso poi si accompagna anche un'opera più completa, più articolata, più complessa, proprio così come si faceva in Francia, dei cicli di romanzi capaci di raccontare uno sguardo più ampio, sia magari su una storia familiare, cicli familiari, generazioni, che in qualche modo descrivendo la loro evoluzione si descrive anche l'evoluzione del quadro sociale nella quale esse si inseriscono, ma addirittura scene di ambienti, di città e di provincia, andando a cogliere anche diverse ambientazioni sociali e culturali. È quello che poi appunto Verga ha in mente, che alla fine chiamerà Ciclo dei Vinti. Un ciclo di 5 romanzi, appunto, che racconta la storia, i protagonisti già che abbiamo vinti, cioè sconfitti nella loro lotta nei confronti di questa moderna società in continua evoluzione, vinti presi in teoria ai diversi livelli sociali, partendo appunto da quelli che sono i livelli più bassi per proprio la lotta per i bisogni materiali, fino ad arrivare anche ai livelli più alti, a quello che lui già immaginava, perché mai veramente scriverà L'uomo di lusso, attraversando quindi, ecco, non soltanto l'intero quadro sociale, ma proprio l'intera scala sociale, diciamo, proprio dalle origini fino ai livelli più alti, vedendo sempre comunque la sconfitta di questi individui che lottano per avere uno spazio all'interno di questa società. Proprio come in qualche modo quello che veniva chiamato anche il darwinismo sociale andava a descrivere quello che era appunto la lotta all'interno della società per il benessere materiale, il progresso, quello che sembrava appunto avere così luminoso visto da lontano, ma che con la lente dello scrittore, quasi col microscopio dello scrittore, che era un oggettivo indagatore, uno scientifico indagatore della realtà, poi non poteva che mettere in luce. Quindi la sconfitta di tutti coloro che avevano partecipato a questa gara, ma come in ogni gara, è vincente soltanto uno. Però anche lì per Verga, anche colui che inizialmente sembrava essere vincente di fronte alla marea degli sconfitti, anche lui, la sua vittoria era soltanto temporanea, era soltanto apparente, dove preannunciava, sempre secondo questa visione verghiana, fortemente pessimista, l'inevitabile sconfitta, se vogliamo ancora più rumorosa, ancora più fragorosa, visto l'iniziale successo. Ecco che allora il tentativo di raccontare poi i diversi quadri sociali. In realtà poi Verga, sia nelle due raccolte che nelle novelle, si capisce Vita dei Campi anche dal titolo, Novelle rusticane e così via, ma poi anche dai romanzi che realmente poi scriverà del Ciclo dei Vinti, si fermerà a raccontare appunto con questo sguardo scientifico indagatore che gli arrivava appunto dal naturalismo francese, soltanto i livelli più bassi, più semplici, i primi livelli, quelli che in qualche modo gli ricordavano il dolore, la lotta, la sofferenza della sua Sicilia. Lui faceva parte dell'elite fortunata, ma che ben conosceva, che ben descriveva, anche fotografava, ecco, userei proprio questo termine, perché le immagini che abbiamo visto appunto di povera gente, anche nella slide precedente, sono proprio anche immagini, alcune di queste, proprio del Verga fotografo, di cui poi si sono raccolte le fotografie, ecco, il suo sguardo indagatore non era soltanto uno sguardo di romanziere, era anche uno sguardo dell'arte nascente, se vogliamo, della fotografia di quel mondo di povera gente che lui voleva andare a descrivere proprio con uno sguardo oggettivo, documentaristico, impersonale, proprio come diceva lui. Cioè, lo sguardo impersonale dell'indagatore, la teoria dell'impersonalità per raccontare la realtà, per raccontare la verità, senza l'intervento diretto dello scrittore, senza la presenza di un narratore onnisciente che in qualche modo altererà, modificherà quello che è la verità
del dolore, se vogliamo, inevitabile, della sconfitta di tutti questi uomini che partecipano a questa lotta per la sopravvivenza. Ecco, questo stavamo appunto dicendo, ecco, lo vediamo ancora adesso, un po' di immagine, alcune di queste, la prima in alto a destra, è proprio un'immagine dell'epoca, è proprio un'immagine verdiana. Vanno a rappresentare lo scenario appunto di questa lotta, il luogo, il borgo che vediamo così descritto, non è più Vizzini, ma è Acitrezza. Acitrezza è così importante per la letteratura verghiana perché lì è ambientato quello che normalmente viene definito il capolavoro di Verga, il primo dei romanzi di questo ciclo dei 20, dove appunto nella sua prefazione Verga stesso descrive quello che è il progetto che poi non riuscirà a portare a termine e anche descrive quello che è la sua visione oggettiva dell'indagatore, di colui che osserva a fatica, perché anche lui è partecipe di quella che lui chiama la fiumana del progresso, apparentemente gioiosa, felice, splendente, ma in realtà fonte di dolore, perché come ogni fiume in piena, poi travolge tutti coloro che in qualche modo finiscono per essere coinvolti in tutta questa vicenda, cioè gli uomini che in qualche modo sono desiderosi di cambiare, di stare meglio, di godere almeno in parte di questo benessere legittimo, o forse no, per Verga. Verga così deluso da questa società moderna, falsa, in cui non vede in qualche modo ricordati, rammentati, coltivati quelli che sono i veri valori, non il valore del denaro, del successo, della vittoria di questa moderna società, quello che lui poi chiamerà la roba, che i critici chiamano religione della roba, cioè l'accumulazione per proprio avere sempre di più, possedere sempre di più per farsi spazio, per cambiare anche quella che è la propria condizione iniziale. È quello che suggerirà, ad esempio, la protagonista del secondo romanzo del ciclo dei 20, Mastro Don Gesualdo, apparentemente vincitore nella prima parte, lui prima umile figlio di muratori, poi invece persona più ricca del paese, grande proprietario terriero, in apparenza accolto dalla buona società di quello che in realtà è il borgo di Vizzini, che viene descritto, ma poi destinato ad una tragica sconfitta perché non più riconosciuto come appartenente al loro ceto, né dagli umili, dai semplici da cui in qualche modo si è affrancato, ma neanche dai potenti, per cui sarà sempre il mastro, l'uomo di fatica, il lavoratore, mai il don, il galantuomo e così via. Quindi la sconfitta sarà ancora più terribile perché appunto fidando nella religione della roba ha abbandonato l'altra religione, quella che in qualche modo è ancora invece ben presente, se vogliamo, nel primo romanzo, appunto il capolavoro, come stiamo dicendo, i Malavoglia, famiglia umile, semplice di pescatori del borgo di Acitrezza, anche loro desiderosi di cambiare il loro stato, ma questo non porterà bene, volendo diventare commercianti da pescatori. Sfortuna vuole, destino vuole, che una tempesta farà fare naufragio alla barca della provvidenza, notate in questo caso come proprio la provvidenza, manzoniana memoria, porti poi male alla famiglia il desiderio che appunto la barca in qualche modo, così come il buon Dio portasse il benessere, in realtà è foriero di brutta avventura, un primo naufragio a cui poi seguirà un secondo naufragio e che accompagnerà il naufragio dell'intera famiglia, Padron Ntoni, il patriarca, il padre padrone della famiglia, il figlio Bastianazzo che morirà appunto nel primo naufragio della provvidenza, e poi tutti i figli, i nipoti, in realtà a partire appunto ecco dal giovane Ntoni Malavoglia, il nipote primogenito che porta il nome del nonno, che anche lui desideroso di cambiare, di fuggire dal suo paese, desideroso del meglio per il suo bene, ma anche della sua famiglia. Ma non ci si può allontanare dal paese, non si può abbandonare lo scoglio dal quale siamo nati. Il desiderio di fortuna porterà soltanto disgrazie, disastri. Il giovane Tony, pur con un buon cuore, poi finirà in qualche modo per perdere tutti i soldi, perdere anche l'onore del lavoro, che è ciò che in qualche modo appunto dà
davvero dignità ad ogni uomo e quindi dimentica il lavoro per la famiglia, perché la vera religione alternativa alla religione della roba è la religione della famiglia, quella ben ricordata da Padron Ntoni che cerca in qualche modo ancora di mantenere assieme il tutto, ma è molto difficile fare questo. Il giovane Ntoni si perde, diventerà un lazzarone, passerà il tempo all'osteria, finirà addirittura per essere coinvolto in vicende di contrabbando, addirittura per quasi uccidere il brigadiere Don Michele. Finirà anche in prigione, ma questo poi porterà con sé una disgrazia per l'intera famiglia. Mena, Filomena, la femmina più grande, non potrà più sposarsi perché la famiglia ha bisogno di lei e poi il disonore sta appunto cadendo sulla famiglia. Il maschio primogenito non vuol più lavorare ed è finito in galera e l'altra figlia, la più piccola, Lia, finirà anche lei per perdersi, finirà per allontanarsi, andarsene nella grande città di Catania, dove non potrà far altro che perdersi anche lei, perdere anche lei l'onore. Quindi ecco una disgrazia che cadrà sull'intera famiglia, dalla quale si recupererà soltanto il piccolo Alessi. La storia ci racconta, ma non ci viene detto, perché c'è appunto, manca la vicenda del recupero. Tutta la vicenda si concentra sulla tragedia, sul crollo. Ci viene detto che il giovane Alessi poi riuscirà a rimettere assieme i cocci di tutta questa povera famiglia, riuscirà a recuperare la casa del Nespolo, quella che appunto rappresentava l'unità della famiglia che precedentemente i Malavoglia avevano perso, visto la loro rovina economica. Ma ciò che Verga ci racconta è appunto la disgrazia di questa famiglia, proprio per il desiderio del meglio, per aver abbandonato lo scoglio iniziale. Ma il mondo, da pesce vorace com'è, si è mangiato il pesciolino che ha cercato appunto di andare lontano e con lui anche l'intera famiglia, è quello che appunto lo stesso Verga definisce ideale dell'ostrica. Ma tutto questo, ciò che conta, non va dimenticato, se no non ci sarebbe in realtà verismo letterario, viene raccontato appunto con questo distacco, con questa oggettività scientifica. Il canone dell'impersonalità, raccontare la storia come l'avrebbero raccontata gli stessi protagonisti, se avessero avuto la cultura, la capacità di raccontarla. Quindi il colto Verga svanisce, sparisce dietro appunto la lente dell'osservatore, che quindi lascia in un certo senso parlare i fatti. La storia si autonarra, la storia si autoracconta. È un narratore corale, è un narratore popolare che prende su di sé con la mentalità, con la lingua, il compito, la responsabilità di raccontare. Verga si allontana, lascia che i fatti parlino da sé. Ecco che allora quindi noi abbiamo questo distacco. Abbiamo quindi tutte le vicende raccontate attraverso questo narratore corale, popolare. È la mentalità, è la lingua, una lingua diversa, un idioletto. Come qualcuno chiama Verga, appunto ha studiato, ha abdicato al suo ruolo di scrittore esterno, onnisciente, manzoniano, anche di una lingua nazionale. Ha scelto quindi una lingua che inventa lui, in realtà, che non esiste, è un italiano semplificato. È un italiano, se volete, anche sgrammaticato, che prende le movenze del dialetto siciliano, quel dialetto siciliano che effettivamente parlavano i personaggi. Verga modifica questo dialetto siciliano, lo fa diventare un italiano povero, anche per poterlo poi utilizzare come lingua letteraria che tutti possano comprendere, conoscere e quindi permetta anche al libro di essere scritto e venduto, ma un italiano povero che utilizza appunto le forme sgrammaticate, anche i detti, i proverbi che Verga deve studiare proprio per conoscere, poi immette all'interno di tutto questo tessuto linguistico, Padron Ntoni, in qualche modo è colui che esprime soprattutto questa religione tradizionale che parla attraverso questi proverbi che mai hanno tradito. In realtà poi appunto abbiamo detto come la storia finisca fondamentalmente male, è soltanto l'onore della famiglia quello che viene recuperato da Alessi, ma tutto questo appunto viene raccontato con questo distacco. Si lasciano parlare i personaggi attraverso un sistema che viene chiamato l'uso dell'indiretto libero,
cioè i personaggi parlano senza la presenza dei verbi dichiarativi, senza i due punti aperte le virgolette, ma senza neanche dire proprio esplicitamente, dichiarare che stanno parlando loro. Quindi il narratore mescola il suo punto di vista, ma in realtà lo fa dire direttamente attraverso le parole e i pensieri dei personaggi, che quindi si mescolano e esprimono direttamente quella che è la loro visione del mondo, la tragedia della famiglia Malavoglia. Quindi ecco un racconto che doveva oggettivamente mettere in scena quello che storicamente potremmo chiamare anche la questione meridionale, il dramma dei pescatori dimenticati dallo Stato, tassati dal nuovo Stato unitario. C'è anche questo nei Malavoglia. Lo Stato che si fa presente soltanto per prendere magari qualcuno di questi figli e farli morire in guerra. C'è anche questo nei Malavoglia. Il figlio Luca che muore a Lissa nel 1866 nella battaglia, una delle battaglie della cosiddetta terza guerra di indipendenza italiana. Ecco, c'è anche questo, quindi denuncia sociale, ma tutto attraverso questa oggettività, quindi un'oggettività narrativa che però mette in luce, secondo alcuni critici, la tragedia. Una tragedia, se vogliamo, che riprende le movenze della tragedia greca, ma i cui protagonisti sono dei semplici pescatori siciliani, poveri lavoratori analfabeti. Ecco allora quindi il diritto alla tragedia anche della povera gente. Questo è anche un elemento moderno, ma allo stesso tempo antichissimo, cioè quello di un mondo mediterraneo, di un mondo siciliano, dimenticato, umiliato e oppresso, che viene celebrato da Verga nei Malavoglia. Proprio per questo, secondo alcuni critici, da questo elemento deriva proprio la coralità, la grandezza dei Malavoglia, per cui può essere definito il vero capolavoro verdiano.